Allora, adesso stiamo preparando la macchina per fare una macinatura, di un tipo di mortadella, diciamo. Di una mortadella, è un incrocio fra la salsiccia e il salame. E il salame, che usa molto in Lunigiana, diciamo. Se ti scappa il dito dentro, lasci andare, si ferma. Ormai siamo quasi alla fine. Ormai c'è il mortadello e quello italiano. Mortadello. C'è stato un gemellaggio cultura parmigiana e pontremolese. Facciamo in questo momento vogliamo fare una precisazione, perché prima abbiamo parlato di mortadella. Questa è una? Questa qua è un insaccato chiamato mortadella in Lunigiana, cioè nel pontremolese, ma non è come la mortadella cotta di Bologna. Questa qua è un insaccato più povero, molto più povero, perché è più grasso, se lo vedi, la diversità tra questo e quello lì. Tra quelli per fare i salami, esatto, e quello per fare la mortadella. E poi viene insaccato nella manica, che è un budello molto grande, tipo la vescica, che fa sì che diventa un pezzo molto grosso e rimane sempre morbido. Grassa. La tasca è un coso, vedi? Ah, questo qui è dove ci va la mortadella. Sì, diventa grossa così. Questa è una tasca. Quando dove puoi mettere dentro anche la una tasca che sarebbe la parte sempre dell'intestino, via. Sì. La vescica, via. La vescica. La vescica sarebbe. Una vescica dove te poi puoi mettere dentro anche la... Ci mettiamo dentro anche la lonza. Anche da metterci la lonza. Aspetta che... Ah sì, perché adesso va. Adesso ti faccio vedere impastato. Siamo il preparato. No, poi preparato per te. Ci mettiamo la stessa roba che ci mettiamo col salame. Adesso la dobbiamo pesare. Sì. Adesso l'operazione successiva è? Pesare la quantità e poi... In base alla quantità dovete mettergli il... Sale e droghe. No. Vai. Perché ci vuole il 20% di sale e poi tutti e per sapere che la quantità non è il 20%, si dice il 20% perché banalmente, ma è lo 0,2%. È lo 0,2%. Noi diciamo sempre il 20, ma non è detto giusto. Allora, la pesiamo. Ta 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 ta. Pier bastone. Andiamo qui a 4. 4, 9 e mezzo, sì.
non è meglio, perché di qua sì, è lungo. Il bastone. No, no, la sassa. Agganciala qua. Il bastone. Vedi che è di meno. Eccolo lì. Oh, la fede. Vieni, metti il dito. Siamo, eh? 7, 8. C'è gli occhiali, mi prendi gli occhiali. Allora, 7, 8. 8 e mezzo. Quasi 9. Meno 1,5 kg, 7,5 kg. Era sul 9. 7,5 kg di pasta, via. Di pasta, sì. Facciamo netto. Cosa pesiamo, Pesiamo netto. E 80 di sale. Aspetta che... Aspetta, eh? Sì, aspetta ancora appena. Dì, ecco. Posta? Sì, sì, un netto 80. Noce moscata. Cannella. Mezzo dentro anche un chiodo di garofano. Adesso il nemico, noi gli svegliamo i segreti. È morto. Non è morto. Un pezzo di noce moscata. Sì. Vedi? Quando una volta che cosa? Questo qua una volta lo usavano più che altro i genovesi per fare il pesto. La genovese. Per picchiare, per spaccare il sale. Adesso c'è il sale fino, ma una volta il sale non c'era mica fino. Ecco. Vedi? Una volta che è cosa? Beppe, te lo mettiamo in grana? Sì. Me lo metti in grana? Sì, sì, ci vuole. Un po' in grana? Vino niente? Niente. Dì. Boh, questo lì. Va bene, va bene. Adesso devi passare di là, di là. In questo momento stiamo amalgamando tutte le varie spezie con... Sì, in modo che... Da. In modo che sia tutto perfetto. Qui sta la bravura del... Per il risultato finale sta la bravura del Massei, il Disi? Dal Massei. Dal Massei. In italiano Norcino. Norcino. Chiamato Norcino perché in origine chiamato Norcino perché sono originari della Val di Norcia, dice o no? Ma e chi lo sa, non sappiamo di preciso. Non si sa preciso. È una supposizione che si fa, via. Che si fa qui, vediamo sempre tutta l'opera, tutti i salami già fatti e siamo io lo chiamo Massei, col Massei Franco, via. Sì, sì, ah, proprio Massei. Ma per me è anche un lavoro faticoso. Sì. Quando le gare impastate in quanto tanta che carne, qua in giù è che da birrare. E che da andare via. Sì, che da. Svegliamo un trucco, dai.
trucco. Il trucco è che quando è pronta la carne, sì, rimane attaccata alle mani. Eh sì, beh, è amalgamata bene, via. Si è amalgamata bene perché rimane attaccata alle dita, alle mani, via. Questo qui siamo al momento finale. Il momento finale è prima dell'insaccatura.